Ben trovati, ben ritornati qui a Vivi Consapevole Live, seconda edizione, un'iniziativa di macrolibrarsi.it per trovare insieme nuove opportunità di cambiamento economiche, lavorative e di riconnessione con noi stessi e con la natura. Vedo già la nostra prossima ospite che è Giovanna Garbuio. Ciao Giovanna, ben trovata qui a Vivi Ciao, ciao. Consapevole Live, seconda edizione. Ciao, grazie, grazie per l'opportunità e grazie a tutti quelli che sono qui con noi. Grazie a te. Allora, Giovanna è ricercatrice spirituale ed esperta di Ho'oponopono. Giovanna, prima di lasciarti la parola, ti volevo chiedere, definitivamente la parola, ti volevo chiedere, come la tua esperienza, la ricerca che hai condotto e che stai portando avanti ha cambiato la tua vita. Oddio, Brevemente, allora il tutto Giovanna, brevemente. no, vi dico molto brevemente, non sono cambiate le cose materiali, è cambiato completamente il mio approccio alle cose materiali e questo ovviamente io credo ha cambiato, le cose che mi succedevano. Questo non lo posso sapere perché non ho vissuto l'alternativa. Quindi io so che da quando sono entrata in questo percorso e da quando sono diventata consapevole del funzionamento del meccanismo, piano piano, ma neanche tanto piano piano, la mia vita è diventata il paradiso in terra che non sapevo bene che fosse manifestabile. Oggi io non potrei chiedere più di quello che sono e più di quello che ho. Quindi, non so dirvi se l'ha cambiata, sicuramente ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Da quello che so, dalla teoria appunto che ho studiato, so che in base a come vedi e all'atteggiamento che tu hai, le cose si manifestano, quindi faccio uno più uno. La cosa che posso dirvi è che oggi io sono una persona che sta bene, realizzata e che anche quando sorgono i problemi, i disagi, le questioni difficili, la prima cosa che vedo è l'opportunità che queste cose contengono. Poi me l'ha cambiata, non me l'ha cambiata, sarebbe andata comunque così, mi piace pensare di no, ecco. Non ti sento più. Scusate, Ah, meno male. è perché dalle 9:30 sono, Cara. comincio ad avere un piccolo calo, ma fra poco mi sostituiranno, quindi chiedo venia, abbiate pazienza. Doppiamente grazie. Non mi ero smutata, come diciamo qui, smutati. Allora, vi dicevo, lanciamo intanto il sondaggio. Giovanna Garbuio vi chiede, conosci Ho'oponopono? Al termine, Giovanna, del rituale nel quale ci accompagnerai oggi, leggeremo anche il sondaggio. Allora, oggi Giovanna ci introduce ad un potente rituale magico, quello dello spirito di Aloha. Dobbiamo avere con noi qualcosa per fare questa pratica, Giovanna? No, non necessariamente. Ok. Io ho invitato chi mi segue a procurarsi un mala perché è un modo cerimonioso di recitare l'Oponopono, ma chi ce l'ha bene, chi non ce l'ha benissimo, lo stesso facciamo uguale. Perfetto, allora partiamo. Allora, vorrei introdurvi un attimo questa cosa. Il rituale magico a cui facciamo riferimento è veramente un rituale magico, non è un titolo di marketing. Nel senso che se sapete cos'è la magia bianca è semplicemente la nostra capacità di appropriarci delle nostre potenzialità. E questo rituale, chiamiamolo così, che vi propongo oggi, non è tanto lo spirito di Aloha, ma è la benedizione all'interno dello spirito di Aloha. Tutte le culture del mondo conoscono questo potentissimo strumento di riarmonizzazione della realtà. Ne parlano ampiamente gli esseni in tutte le scritture che abbiamo ritrovato. Ne parlano i nativi americani, ne parlano ovviamente gli hawaiani, la cultura hawaiana all'interno dello spirito di Aloha, ne parla la metafisica, le
l'insegnamento del Vangelo è pieno di questa consapevolezza. Questa consapevolezza è la capacità trasmutativa della benedizione. Ho'oponopono è la consapevolezza che tutto è uno e l'uno è amore, e perciò che tutto è amore che evolve in direzione di se stesso. Quindi l'amore è l'energia originaria da cui tutto deriva e di cui tutto ciò che è impregnato. O meglio, l'amore è tutto ciò che è. Dalla perfezione dell'amore deriva indiscutibilmente la perfezione di tutto quello che è. Il segreto sta tutto nella consapevolezza che noi siamo perfetti esattamente così come siamo. E altrettanto perfetta di noi è la situazione che stiamo vivendo, qualunque essa sia. Perciò la cosa che faremo e che si fa quando si utilizza appunto il potere della benedizione è sottolineare in qualche modo la nostra e l'altrui bellezza, anche quando non riusciamo a vederla, sapendo comunque in cuor nostro che c'è. La consapevolezza di questo produce un cambiamento reale nella nostra vita. Il potere della benedizione è tutto in questa consapevolezza. Quindi quello che vi propongo di fare oggi è mettere in pratica questo rituale, questa cerimonia. Chi conosce Ho'oponopono sa che la recitazione del mantra, scusa, grazie, ti amo, o le innumerevoli variabili che sono arrivate in Occidente, è uno strumento di recupero dell'armonia interiore, di superamento dei conflitti che noi abbiamo dentro. Quindi quello che vi propongo oggi di fare è di cominciare con la recitazione attraverso l'utilizzo di un mala, appunto io ce l'ho sempre qua al mio polso, eccolo qui, questo è uno strumento che, dal quale io personalmente non riesco a superarmi, a separarmi, ed è uno strumento che ci tiene in collegamento con la consapevolezza che abbiamo sostanzialmente. Quello che vi propongo di fare è di recitare, fare un giro di mala, come si dice, recitando il mantra, dopodiché vi farò vedere tramite una slide due benedizioni che andremo a fare, una alla situazione che stiamo vivendo, quindi alla situazione legata al Covid-19, al coronavirus e all'isolamento che stiamo vivendo, per decretare la nostra intenzione di far venire a galla tutta la bellezza che comunque questa situazione contiene e che magari in tanti casi non riusciamo a vedere. Questo è un po' l'intento di questo incontro. Successivamente vi propongo di recitare una benedizione nei confronti di una persona cara, qualcuno che pensate che possa avere bisogno di un aiuto energetico, qualcuno a cui volete potenziare già la luminosità che emana, qualcuno che amate o qualcuno che vi sta facendo particolarmente del male, tra virgolette, per trasmutare la portata energetica di quello che percepite vi stia arrivando. Quindi, se siete d'accordo, cominciamo con la recitazione del mantra. Chi ha un mala, appunto, lo farà sgranando il mala. Chi non ce l'ha, seguirà la mia voce che reciterò appunto il mantra per tutta la durata dei 108 grani del mala. Si tratta di qualche minuto, si tratta di 2-3 minuti, non è una cosa impegnativa. Ho'oponopono in generale non è mai una pratica, nella sua parte pratica appunto, non è mai una pratica impegnativa. Una delle regole principali dell'Ho'oponopono è quella di non cercare mai forzature, quindi seguire il flusso e fare sempre quello che è in sintonia col nostro sentire del momento. Perciò anche la recitazione di tutto un filo di grani in realtà porta via qualche minuto. Sono sicura però che, come capita a me ogni volta, alla fine della recitazione
di tutto il mala, sentirete un approccio alle cose particolari. Da questo livello faremo le due benedizioni. Dopodiché vedremo come proseguire, se proseguire o se riprendere a chiacchierare, ecco. Perciò, se siete pronti, io partirei. Bene. Ok. Allora, chi ha il mala se lo prende in mano e partiamo. Scusa, grazie, ti amo. 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 Scusa, grazie, ti amo.
Grazie. Ecco, questo è un modo per recitare Ho Oponopono, è un modo molto cerimonioso, nel senso che mettiamo in pratica un vero e proprio rituale e applichiamo proprio quella che i nativi chiamano una cerimonia per recitare il mantra in maniera semi-meditativa, diciamo così. Il mantra di Ho Oponopono può essere utilizzato come strumento di riarmonizzazione in ogni modo. Non serve fare quello che abbiamo fatto appena adesso noi insieme, non serve farlo insieme, anche se vi sarete resi conto di quanto, di che energia muova farlo in questo modo. Il mantra di Ho Oponopono in realtà può essere recitato in ogni modo, in ogni momento, in ogni modalità, quindi parlando, pensando, cantando, urlando, sussurrando, come si vuole, in qualsiasi situazione, perché possiamo farlo appunto anche solo mentalmente, e con qualsiasi sequenza di parole. Ora io vi ho proposto quella che utilizzo io e che fa parte appunto della pratica dell'Ho Oponopono occidentale. Scusa, grazie, ti amo. Ma può essere, mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo. Ti prego, perdonami, mi dispiace, ti amo, grazie. Nella modalità che si sceglie, nella sequenza che si sceglie, che ci risuona meglio. L'unica regola da seguire in questa cosa è: se fa stare bene, va bene. Cioè, quello che ci risuona meglio è la cosa giusta. Possiamo recitare anche solo una parola, anche dire solo ti amo, anche dire solo grazie, anche dire solo scusa. Quello che ci fa, che ci vibra meglio nel momento in cui decidiamo di mettere in pratica questa cosa. Non ci sono regole sostanzialmente. E questa è la cosa bellissima dell'Ho Oponopono, perché appunto si adatta come un guanto a chiunque decida di fargli spazio nella sua vita. A questa pratica oggi voglio appunto unire la pratica della benedizione. Benedizione significa semplicemente dire bene. Quindi non serve essere nessuno, non serve avere nessuna investitura, non serve avere nessuna aura dorata o che so io. Ogni volta che noi diciamo bene di qualcosa, parliamo bene di qualcuno, notiamo qualcosa di bello nelle persone, nelle cose, nelle situazioni, stiamo benedicendo. E la pratica della benedizione smuove delle energie potentissime. Quindi oggi vi propongo appunto due benedizioni, che sono due benedizioni che ci vengono dai maestri ascesi e che sono molto molto forti, ma la pratica della benedizione prevede semplicemente di dire bene. Perciò ogni volta che voi volete innalzare le vibrazioni vostre o di qualcuno, o contribuire ad alzare le vibrazioni di qualcuno che vi sta a cuore, benedirlo, parlare bene di lui, parlare bene delle sue caratteristiche, dirgli che lo amate, è la benedizione ed è uno strumento veramente, veramente forte. Allora, adesso io ho preparato le due benedizioni su due slide che spero di riuscire a farvi vedere, ci provo. Vai, fai il share screen. Sì. Allora, aspetta. Intanto ti ringrazio Giovanna per questa coccola, per l'anima che ci hai regalato. Come avrai visto dalla chat sono arrivati tantissimi messaggi di ringraziamento a chi ho praticato Ho Oponopono con te, con voi, con tutti noi che siamo insieme da lontano in questo momento, ed è stato veramente un momento di sollievo, nel senso che mi ha alleggerita. Grazie, grazie di cuore per questo feedback. Non riesco a trovare le slide adesso. Allora, perché non mi collega al mio desktop? No, così stai riscaricando Zoom. No, e allora adesso mi sono incasinata. Guarda, devi tornare nella schermata, nella linguetta, penso tutta a sinistra. Ecco, lì sotto c'è una barra, dovresti vedere share screen. Sì, clicco quello. Clicca share screen.
Ma non c'ho il mio desktop. Non me lo mostra. Niente. Cioè, è sotto, devi solo rimpicciolire la finestra di Zoom. Fallo di nuovo, share screen. Sì, ok. Niente, non ce la faccio. No, no, ce la fai. Sono io la Ecco, prima. ecco, ecco, a questo punto devi solo rimpicciolire la finestra del tuo browser. Come fai? No, con il pulsante qua nel mezzo giallo, in alto a sinistra, il pulsante rosso per chiudere, il pulsante giallo per rimpicciolire. Rimpicciolisci, a quel punto tu vediamo il tuo desktop e apri quello che vuoi. Così. Ok, questo adesso noi vediamo il tuo desktop, quindi da qui puoi farci vedere quello che vuoi. Fantastico, allora partiamo con questa. La vedete? Sì! Oh, bene. Benedizione per le cose, i luoghi e le situazioni. Ok, allora io l'ho già impostata per questa situazione del coronavirus. E Perfetto. ecco, vorrei sprecare altre due parole su questa cosa qui. Da tutte le parti mi arrivano che non bisogna chiamarlo coronavirus perché questa cosa orribile non si merita di essere chiamato corona. Cominciamo a non vederlo come una cosa orribile. È una grande opportunità di crescita, quindi altro che si merita di essere chiamato corona. Per cui io in questa benedizione inizialmente lo chiamo anche così. Allora, adesso vi chiedo di leggere con me questa benedizione. La leggiamo a voce alta, ognuno per sé, e cerchiamo di... voi continuate a vedere il mio schermo con tutte queste cose che appaiono. Adesso sistemiamo, tu vai Ah, avanti. ok. Ah no. Quindi, vabbè, continuerò a spegnerle eventualmente. Ok, quindi ripetiamo tutti insieme questa benedizione, cercando di sentire il trasporto per le parole che pronunciamo. Tutto qui, non c'è nient'altro da fare. Leggerla, non serve impararla a memoria, non serve. La leggiamo tutti insieme. Ok, quindi io benedico questa situazione legata alla manifestazione del coronavirus Covid-19. E lo faccio attraverso tutta la potenza dell'amore che sono e di cui sono portatore. Questa mia benedizione rende sempre più brillante tutta la luce contenuta dalla situazione legata al Covid-19. Tutto ciò che riguarda la situazione legata al Covid-19 si sta evolvendo per il meglio e io posso percepirlo consapevolmente. Benedico tutta la potenza verso il bene supremo che la situazione legata al Covid-19 contiene e chiedo e auguro che si manifesti in tutto il suo fulgore. Benedico tutte le persone che sono coinvolte con la situazione legata al Covid-19 e auguro loro di trarre il maggior beneficio dalla loro interazione con la situazione legata al Covid-19. Benedico la relazione che esiste tra me e la situazione legata al Covid-19 e dichiaro, affermo e decreto che i frutti che da esso stanno maturando sono i migliori frutti possibili e sono in espansione verso il miglior bene di tutte le entità coinvolte. Benedico la situazione legata al Covid-19 con le mie parole e lo avvolgo con tutto l'amore e la luce che io sono, perché il massimo dei benefici si sta verificando in modo visibile. E così è. Grazie, grazie, grazie. Ecco. Grazie Giovanna. Cioè, noi ci sembra una banalità, invece il fatto anche solo di razionalmente entrare in un atteggiamento di positività, di espansione dell'amore, è quello che manifesta l'espansione dell'amore. Anche questo coronavirus, questo Covid-19, questa situazione di isolamento, di prigionia, anche chiamiamola se vogliamo. Dipende da dove la guardiamo. In se stessa è un fatto. Noi possiamo vederla come un sopruso, possiamo vederla come una grande opportunità. Il fatto non cambia. Quello che cambia è il nostro modo di approcciarci ad esso.
Il punto è che per la nota legge di attrazione la vita mi restituisce quello che sono. Perciò se io ho un atteggiamento di lotta, di contrasto, di fastidio nei confronti di quella situazione, la vita mi risponderà con altre situazioni che mi procurano lo stesso tipo di emozioni. Se io rispondo con meraviglia, con attesa di bellezza, con ricerca di bellezza, la vita mi risponderà dandomi la possibilità di sperimentare altre situazioni che mi daranno la possibilità di sperimentare la bellezza. Questa benedizione è costruita in questo modo. E quella che adesso vi chiedo di fare per una persona che decidete voi chi sia, può essere qualcuno che amate tantissimo per aiutarlo ad espandere maggiormente la sua luce, può essere per trasmutare qualcosa che vi fa stare male, questa che vi propongo adesso è una benedizione altrettanto potente e che appunto vi propongo di fare nuovamente insieme. Perfetto Giovanna, intanto che apri la benedizione ti condivido tutti i messaggi di ringraziamento che stanno arrivando nella chat, sono tantissimi, scorrono veramente molto molto veloci, abbiamo pochissimo tempo, 2 minuti, quindi facciamo quest'ultima benedizione e poi chiudiamo. Ti chiedo se sarai disponibile per connetterti al nostro forum per continuare a rispondere alle domande di chi ci sta seguendo. Il forum è forum.macrolibrarsi.it, pensaci se vorrai appunto accedere, perché tante persone ti chiedono un contatto e stanno anche chiedendo se si potranno avere queste due benedizioni, quindi dove le possiamo trovare, sono già online da qualche parte oppure se ce le puoi condividere poi successivamente con le mie colleghe della regia, magari noi le daremo ai nostri iscritti. Telegraficamente sì, scusate se sono andata lunga ma mi faccio sempre prendere la mano. Le benedizioni sono già online e Donatella vi farà avere il link da cui potrete scaricare le due benedizioni e anche un report che vi racconterà anche un po' meglio quello che di cui abbiamo parlato oggi. Partiamo. La benedizione. Al posto di nome e cognome dite il nome e il cognome della persona che volete benedire. E io penserò al mio. Tu sia benedetto nella luce dell'amore. Ti invio tutto l'amore di cui io sono portatrice. Ti auguro di imparare al più presto a riconoscere tutta la bellezza che ti circonda. Ti auguro di trovare subito la strada che ti consentirà di riconoscere l'opportunità che la contingenza che stai vivendo rappresenta. Benedico te e tutto ciò che ti riguarda. Benedico te e tutte le persone che ami e che interagiscono con te. Benedico tutta la luce che il tuo essere contiene. Benedico la situazione che stai vivendo e ti auguro di vederne subito tutta la luce che contiene. Ti auguro di sperimentare la pace. Ti auguro di essere consapevolmente pace. Tu sia benedetto dalle mie parole e dal mio amore per te che ti invio. E così sia. Grazie. Giovanna, grazie, grazie mille, siamo contentissimi che tu sia stata qui con noi, ci hai davvero fatto un grande regalo, una grande coccola per l'anima, ti mando un abbraccione grandissimo. Un abbraccione anche a voi e sono già nel forum. Fantastico, allora tutti nel forum a tempestare grazie, Giovanna grazie a di grazie e di domande. Ragazzi, io vi saluto per oggi, sarò di nuovo con voi domani pomeriggio, lascio la parola alla mia collega e amica Romina che vi accompagnerà nella seconda parte di questa straordinaria giornata dedicata al downshifting e al cambiamento qui su Vivi Consapevole Live secondo di macrolibrarsi.it, riprendiamo tra pochissimi minuti. Un saluto e un abbraccio a tutti, a domani!